Questa sera abbiamo l'onore di avere il dottor Giovanni Armando Zero che ci parlerà della necessità di una banca comunale in questa città, ma anche in tante altre. Grazie, dottore. A lei la parola. Grazie a tutti voi per essere qui presenti. Benvengano questi primi incontri in cui cercheremo di spiegare perché una riforma del sistema bancario, della funzione creditizia e della gestione del risparmio e della moneta è un qualcosa di impellente ormai per lo Stato italiano, per tutti i cittadini e in particolare per realtà economiche come quelle del sud, Siracusana in particolare, perché forse la città di Siracusa è una delle città che ha pagato più dazio alla importazione forzata di democrazia nelle diverse fasi storiche, cominciando dall'Unità d'Italia e proseguendo con la liberazione post-fascista. Io cercherò di spiegare che quello che stiamo vivendo è un periodo di crisi non solo economica, ma bensì un periodo di crisi culturale, un periodo di crisi morale, un periodo di crisi di etica. E siamo arrivati a questo punto perché è palese che gli esempi che abbiamo avuto, con cui siamo stati bombardati dai mass media negli ultimi 30 anni, siano stati solo esempi che hanno spinto in questa direzione, degli esempi molto negativi, secondo il mio punto di vista. Abbiamo subito una cultura di importazione forzata, latente, ma una cultura di importazione. Questo è cominciato subito dopo la liberazione, ripeto, dopo la Seconda Guerra Mondiale, e si è aspettato che venisse meno quella generazione nata e cresciuta a cavallo delle due guerre, per debellare completamente una cultura autoctona bancaria, economica che si era formata a cavallo delle due guerre, per reinstallare una cultura iperliberista che l'Italia e il mondo aveva vissuto già identica nella fine dell'Ottocento. Cosa voglio dire? Che le soluzioni a cui noi aspireremo sono soluzioni che sono state già brevettate, perché l'economia le ha già vissute queste fasi di impoverimento enorme della maggior parte della popolazione, di arricchimento esasperato di una parte bassissima della popolazione. Molto spesso si sente su internet il famoso complottismo, quando qualcuno cita la famiglia Rothschild, ad esempio, c'è gente che crede più a qui qua qua che all'esistenza di questa famiglia. Io non voglio assolutamente criminalizzare questa famiglia, ma questa famiglia è esistita, esiste tuttora, ha il potere di decidere le sorti di un'economia o di una nazione. Da tempo immemore ormai, se qualcuno ha bisogno di enormi capitali, in quanto molto indebitato, si deve rivolgere alla famiglia Rothschild. Contemporaneamente, se qualcuno è possessore di un'enorme ricchezza, i migliori consulenti finanziari sono l'azienda Rothschild. Questo è avvenuto nella storia e tuttora, purtroppo, si è nella stessa situazione. Si sono poste delle soluzioni a questa egemonia di determinate categorie sociali a discapito della maggior parte. Queste soluzioni sono state elaborate in un lungo periodo, in un trentennio, a cavallo tra le due guerre mondiali. Quello è un periodo per noi italiani che ci hanno trasmesso come un periodo negativissimo il famoso fascismo. È vero, ci sono probabilmente tante cose negative, però è sbagliato enfatizzare solo le cose negative e non invece comprendere cose buone che furono realizzate in quel periodo lì. Una su tutte, io ritengo che sia la legislazione bancaria.
avvenuta in due fasi, nel 1926 la prima volta e nel 1936 la seconda volta. Perché è importante quella fase storica? Perché nel 1926 fu la prima volta che si iniziò a tutelare il risparmio, si capì l'importanza del risparmio, sia come funzione morale individuale, cioè la cultura di saper risparmiare, essere previdenti, riuscire a mettere da parte un gruzzoletto, sia poi invece la funzione generale per una nazione del risparmio. Nella legge bancaria del 1926 vennero codificati questi principi e venne soprattutto posto un controllo all'autocrazia bancaria. Che cosa intendo per autocrazia bancaria? Quello che stiamo vivendo adesso, cioè una totale autonomia decisionale o di operatività da parte del sistema bancario, molto spesso oligopolistico, cioè riunito in pochissimi grandi gruppi, non una buona diversificazione. Noi attualmente in Italia abbiamo, si potrebbe dire, tre grandi gruppi bancari: Unicredit, Intesa San Paolo e il famoso Monte dei Paschi di Siena, in condizioni molto negative. Che sia veramente in condizioni molto negative è tutto da dimostrare, perché se le altre due banche non vogliono più fare affari con la terza banca è in mezzo a una strada. Non so se più o meno sono chiaro, sì, con questo concetto. Chiaro. Questa cosa è già avvenuta in Italia, è avvenuta nel post prima guerra mondiale con l'affondamento della Banca Italiana di Sconto. BIS si chiamava questa banca, era la terza banca con capitale quasi esclusivamente italiano, era la banca che realmente finanziò lo Stato durante la prima guerra mondiale, la banca che creò la spina dorsale industriale italiana, in quanto aveva finanziato l'Ansaldo, l'azienda Ansaldo, azienda che produceva materie prime, energia dalle montagne con l'idroelettrico, trasformazione tramite la metallurgia, navi, marina e trasporti per esportare ciò che di buono producevamo in Italia. Questa grande banca si decise di non salvarla, cioè non impegnare lo Stato nella salvezza di questa banca, farla affondare, tutto a favore delle due banche più grandi, per suddividersi ulteriormente quelle due banche la quota di mercato. Le altre due banche erano due banche di costituite con capitale tedesco, si chiamavano la Comit e la Banca Commerciale Italiana e il Credito Italiano. Erano queste le due banche più grandi, costituite a fine 800 con capitali tedeschi. Parlavamo dell'importanza del risparmio, la legge per tutelare il risparmio. Ricordiamo che in quel periodo storico la Banca d'Italia, che si chiamava Banca d'Italia, non era ancora istituzionalizzata come un organo dello Stato che doveva assolvere a funzioni dello Stato. In quel periodo la Banca d'Italia era ancora una banca SPA di proprietà degli stessi azionisti di 60 anni prima, cioè di quando è stata costituita l'Unità d'Italia. Qui abbiamo gli azionisti di quella banca che si chiamava Banca d'Italia, ma gli azionisti, ripeto, erano privati, molto spesso prestanomi sempre della stessa famiglia che abbiamo citato prima e di altri grandi gruppi proprietari. E se sfogliamo qui, vediamo l'elenco degli azionisti. Gli azionisti sono piemontesi, liguri, savoiardi e abbiamo anche qualche presenza svizzera e tedesca. In queste situazioni come si poteva fare gli interessi delle regioni meridionali? Quindi è inutile spiegare il risorgimento con tante parole, è chiaro. Il più grande istituto di credito, colui che aveva il privilegio dell'emissione monetaria, cioè il diritto di stampare carta
che acquistava valore per una legge dello Stato e la prestava, cioè ergersi a creditore senza avere realmente un capitale, cioè il capitale lo si creava tramite la stampa di carta che acquistava valore per legge, erano erano liguri, piemontesi, savoiardi, qualche svizzero e tedesco. Ripeto, in quel periodo storico, con la legge bancaria del 1926, si comprese l'importanza della tutela del risparmio. Lo Stato aveva l'obbligo di garantire i cittadini italiani che depositavano soldi in banca e quindi, visto che lo Stato doveva garantire i poveri risparmiatori, lo Stato capì anche che doveva controllare quello che facevano le banche. Purtroppo però all'epoca, come oggi, non c'era una classe politica e una cultura in grado di comprendere la complessità del sistema bancario. Quindi lo Stato dovette andare con i piedi di piombo per capire, anche perché veniva minacciato dallo stesso sistema bancario di fare la crisi sui mercati finanziari, mettere in difficoltà lo Stato per il proprio debito pubblico. Questo gioco di poteri è durato per molto tempo, è durato fino al 1936, quando praticamente dopo la crisi, la famosa crisi del 29, non c'era più trippa per gatti per nessuno. Le banche stesse, egemoni, erano sull'orlo del fallimento, la Banca d'Italia non poteva fare altro, si decise finalmente di far divenire lo Stato banchiere, lo Stato imprenditore in prima persona. Ci fu la nuova legge bancaria del 1936 che, oltre al lato della tutela del risparmio, comprese anche quanto sia importante l'erogazione del credito, cioè cosa finanziare, chi finanziare, a che condizioni finanziare. Il credito agevolato per determinati settori economici fondamentali, quali l'agricoltura. Cosa comportò questa acquisto di consapevolezza? La costituzione della famosa terza via, cioè la via di mezzo tra l'estremismo liberista capitalista e l'estremismo socialista comunista. Cioè, è giusto che ci sia la proprietà privata, non dobbiamo diventare comunisti, che dobbiamo abolire completamente la proprietà privata, la libertà d'impresa. Però è anche giusto che la libertà d'impresa non sia fatta da parte di pochi a discapito della collettività. Si capì che ci sono delle cose essenziali e delle cose superflue nell'economia di una nazione. Le cose essenziali è giusto che lo Stato provveda ad esse e le fornisca ai cittadini al miglior costo possibile. Sulle cose superflue possiamo lasciare libertà economica. Questo modello economico fu codificato da grandi tecnici economici di scuola nittiana. Francesco Saverio Nitti era quello che 20 anni prima già spiegava questi concetti importanti, prima della prima guerra mondiale. Dopo 20 anni gli eredi di Francesco Saverio Nitti riuscirono a sintetizzare questi concetti e crearono un modello economico che nell'immediato dopoguerra la professoressa Vera Zamani ha sintetizzato con la frase: come si perde una guerra e si vince la pace, perché noi avevamo una struttura economica che ci ha consentito la ricostruzione e ci ha consentito nell'arco di un ventennio di divenire la quinta, la sesta potenza mondiale, potenza che faceva paura ai nostri alleati. E da allora verso l'Italia è tornata una guerra economica, commerciale, di infiltrazione culturale nelle università, di anche interventi molto pesanti, perché ci sono stati tanti docenti e tanti italiani che ci hanno rimesso le penne. Ne cito solo tre, cito Enrico Mattei, presidente dell'ENI, ente nazionale idrocarburi, che si andò a sedere al tavolo delle sette sorelle petrolifere e chiarì che lui era lì per fare gli interessi
del popolo italiano ed essere in grado di fornire la materia prima essenziale energetica ai cittadini italiani al miglior prezzo possibile per i cittadini italiani, non al maggior prezzo possibile per gli interessi delle grandi corporation. Fece una brutta fine. Successivamente ci fu Aldo Moro, colui che in una situazione di diatriba con la Banca d'Italia, Banca d'Italia governata dal governatore Paolo Baffi, si oppose a determinate scelte e andò sulla strada di stampare biglietti di Stato, tra cui una famosissima serie delle 500 lire intitolata serie Aretusa, neanche a farlo apposta. Anche lui restò isolato e tutta la classe politica non volle, si potrebbe dire, non volle provare a salvare la figura di Aldo Moro. Certo. E poi lo stesso Paolo Baffi, governatore della Banca d'Italia, fu non fatto fuori materialmente, bensì fu fatto fuori giuridicamente, fu accusato di omessa vigilanza, quando materialmente aveva denunciato gli intrighi tra la politica, il caso Sindona, il caso Ambrosiano e il sistema bancario. La magistratura non andò ad appurare questi problemi tra sistema politico e sistema bancario, bensì mise sotto inchiesta Paolo Baffi. Paolo Baffi era colui che non voleva entrare alle condizioni internazionali nello SME, sistema monetario europeo, antesignano dell'Unione Europea, perché spiegava che la struttura economica italiana non era in grado e non necessitava quelle correzioni imposte dal modello liberista che tornava alla ribalta. Quindi dichiarò: a noi non interessano quelle condizioni, se volete noi parteciperemo alle nostre condizioni. Quella scelta gliela si fece pagare. Quella scelta infausta gliela si fece pagare. Dimostrazione di quella scelta, siamo nel 79, è che immediatamente dopo la cultura liberista impose il divorzio banca-tesoro, quello che molto spesso sentiamo, fase terminale dell'inversione tra il potere dello Stato nei confronti della banca. Tornavano la banca e i creditori ad avere più potere decisionale, mentre lo Stato, come era strutturato il modello economico, essendo debitore, poteva difendersi, fare i propri interessi e decidere anche il tasso di interesse sul debito pubblico. Dopo quella fase i tassi di interesse sul debito pubblico non venivano più decisi dal debitore, bensì venivano decisi dai creditori. Contemporaneamente i creditori non erano più in maniera diffusa ai cittadini italiani, perché in quel periodo, con le riduzioni salariali, la concorrenza, la crisi energetica, il tasso di risparmio non era più nelle mani delle piccole famiglie, il tasso di risparmio ormai era solo condizione di poche classi sociali, le più agiate, mentre fino a poco prima anche il classico operaio aveva un tasso di risparmio, riusciva ad arrivare a fine mese e ad avere un tasso di risparmio da investire nei buoni postali o nei titoli di Stato. Questo sistema fu incrinato, il debito pubblico realmente divenne un problema. I tassi, confermo, non venivano più decisi dal debitore, bensì venivano decisi dal creditore, e il creditore ha preteso sempre, sempre più. Attualmente abbiamo sempre la famosa spada di Damocle di questo debito pubblico, che è un paradosso, è realmente un paradosso, perché cerchiamo di capire, da quando non c'è più una riserva aurea che ci deve essere per la stampa di moneta, potenzialmente carta se ne potrebbe stampare quanta ne si vorrebbe. Il concetto è che questo
stampa di moneta, questo potere d'acquisto che si distribuirebbe ai cittadini, verrebbe consumato in produzioni nazionali, in consumi nazionali, oppure verrebbe utilizzato ulteriormente per creare ricchezza e indebitamento nei confronti delle multinazionali che ci forniscono ormai tutto? Allora, fin quando era una partita di giro, cioè questo potere d'acquisto veniva consumato nei confronti delle aziende italiane che producevano questi beni, era una partita di giro. Quando adesso noi abbiamo un'economia dove non produciamo quasi più nulla, cioè chiunque di noi può rendersi conto entrando in qualsiasi ipermercato dove made in Cina, made in Cina, made in Cina. La materia energetica la importiamo dai paesi arabi, il resto delle cose le importiamo tutto. Allora, quel sistema non è più sostenibile, noi dobbiamo ricostruire tutto il sistema produttivo, scindendo l'essenziale dal superfluo. Facciamo una pausa e poi intratteniamo proprio, non vorrei essere stato troppo... No. È molto scorrevole, molto interessante, molto scorrevole nell'esposizione, quindi c'è un... Può andare perché... Continuiamo allora, dicevo l'importanza di quel periodo storico, quel periodo culturale autoctono, lo potremmo definire, a cavallo delle due guerre, che comportò la legge bancaria del 26, tutela del risparmio, la legge bancaria del 36, governo, coordinazione, controllo di tutto il sistema bancario, istituzionalizzazione dell'istituto godente il privilegio dell'emissione, la famosa Banca d'Italia che stampava carta senza controllo, divenne un braccio dello Stato, mentre prima era una carogna nei confronti dello Stato, scusate la esplicità. Cosa fece capire ai cittadini e alla classe politica? Quello che con la Costituzione del 48 viene codificato nell'articolo 47 della Costituzione. Voi nel foglio l'avete davanti. L'importanza del risparmio. La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme, disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito. C'è un articolo che fissa bene questi concetti. Favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione, la prima cosa, favorendo i contratti di mutuo, cioè mantenendo tassi giusti per quanto riguarda quel tipo di finanziamento, che è un finanziamento privo di rischio, cioè è qualche cosa, vabbè, e quindi non è giusto che venga fatto esclusivamente da banche private, perché è un finanziamento a rischio zero, c'è una garanzia che è maggiore dell'importo erogato. Se proprio si deve arricchire qualcuno, ben venga che siano banche di Stato, in modo che torna il discorso della partita di giro. Favorisce l'accesso alla proprietà diretta coltivatrice, l'importanza del grano, l'importanza dell'autonomia alimentare, e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi gruppi, nei grandi complessi produttivi del paese, cioè non l'esportazione dei capitali, la possibilità che adesso è riservata di raccogliere risparmio qui e investire a Wall Street, investire nei mercati cinesi. Se è risparmio, se è ricchezza risparmiata ed estratta dalla produzione nazionale, deve rientrare nel circolo nazionale, non deve andare a finanziare all'estero. Può andare a finanziare all'estero dopo che abbiamo coperto l'essenziale nazionale, ma non prima. Questo articolo è fondamentale, questo articolo fino agli anni 70 veniva rispettato, dopo gli anni 70 si è perso completamente. Perché io parlo di banca comunale? Perché attualmente siamo in una situazione paradossale, terminologia di importazione, siamo passati dal too big to fail al too big to fail. Che cosa vuol dire? Il moral hazard sarebbe
quell'azzardo morale in cui si trovano i proprietari, gli amministratori di determinate banche, nella certezza dell'impunità. Scusate. Cioè, fanno investimenti per i loro comodi, tanto se va bene guadagnano loro, se va male ci deve essere qualcuno che li salvi, ci deve essere lo Stato che li salvi, perché sono troppo grandi per fallire. Too big to fail in inglese. Adesso noi da quella situazione di azzardo morale che si è verificata, e anzi è stata una negatività, siamo passati al too big to save, che è quello post-crisi del 2008. Cioè, situazioni di crisi di grandi gruppi bancari, lo Stato non è che non vuole salvarli, lo Stato non può salvarli, perché sono ormai di una tale dimensione che lo Stato non è nelle condizioni reali di poter salvare, pena esporsi lui, come è avvenuto con un enorme innalzamento del proprio livello di debito pubblico e conseguenze annesse. In questa situazione dal too big to save, noi non possiamo fare altro che applicare un concetto fondamentale di un premio Nobel su cui ho fatto la tesi, che si chiama Henry Markowitz, cioè il concetto della diversificazione. Cioè, noi dobbiamo creare tante piccole strutture che, anche se mai sia, ci possano essere dei focolai di crisi, determinati focolai sono piccoli e facilmente risolvibili e non che metterebbero in crisi. Small to fail. Esatto. Cioè, possiamo lasciarle fallire, non succede niente. Le vogliamo salvare, comunque non ci vuole niente a salvare una piccola realtà. Lui diceva, Markowitz diceva, non mettere tutte le uova nello stesso paniere. È una cosa logica, diversificare. È un concetto anche importantissimo, questo lo do come consiglio a chiunque, a chi ha dei capitali, dei grossi capitali da investire, faccio un esempio, anche 30-50 mila euro, non collocateli, non fatevi convincere ad acquistare un unico prodotto finanziario. Perché non si può mai sapere, anche la più grande e affidabile società, ci sono stati casi ultimi di poveri. Esatto, l'esempio di Parmalat, li sentiamo nel dettaglio proprio. Barilla. Quindi diversificare anche nel nostro piccolo i nostri investimenti è un concetto fondamentale. Prima cosa. Per seconda cosa, perché è importante la costituzione delle banche comunali? Perché si devono costituire non come società per azioni, dove l'unico obiettivo è la massimizzazione del profitto, il profitto dei proprietari. Noi dobbiamo costituire delle banche comunali dove l'obiettivo è, uno, l'ottenimento di servizi e prodotti a prezzi equi, due, la possibilità di avere una concorrenza da parte del settore pubblico a questa egemonia di questi pochi grandi gruppi bancari che fanno il bello e il cattivo tempo, decidono le condizioni, decidono se affidarti o meno, e soprattutto parlo agli imprenditori, che se un imprenditore ha coraggio di far causa, dato l'anatocismo, tutte le diverse problematiche che possono incontrare in un rapporto bilaterale cliente-imprenditore-banca, se hanno il coraggio di far causa, significa che devono avere la consapevolezza di avere tanto, tanto in saccoccia per fare la battaglia giuridica, contemporaneamente aver chiuso totalmente l'accesso al credito da parte delle altre banche, perché in tali situazioni, quando un imprenditore fa causa a una banca dello stretto sistema, le altre banche sono alleate immediatamente con la banca che ha subito la causa e quindi tagliano il credito all'imprenditore. Un imprenditore in queste condizioni non si può permettere di far valere i propri sacrosanti diritti. In più, perché una banca locale? Perché se c'è raccolta di risparmio in una determinata comunità,
se non si vuole che questa comunità si impoverisca, questo risparmio deve restare in loco e deve essere fornito alle migliori condizioni agli stessi imprenditori o famiglie del luogo che le necessitano. Perché è semplice, se una città produce risparmio, molto spesso solo determinate categorie o famiglie hanno questa fortuna di accumulare mese su mese risparmio, e questo risparmio, questa estrazione di ricchezza, mese su mese viene assorbita e data in prestito alle altre cose. È un concetto semplice che pian piano la comunità si impoverisce. Non so se sono stato chiaro. Sì. Allora, io ho elencato 11 perché bisogna pensare realmente a istituire una banca comunale. Concetto, poi con te parleremo anche di come affiancare a una banca comunale la possibilità per un breve periodo al comune di sfruttare la magia della carta moneta, cioè la possibilità di indebitarsi a costo nullo. In sintesi, la possibilità di stampare moneta significa questo: in un periodo di rarefazione monetaria come questa non comporterebbe nessun rischio di inflazione. Affiancare, oltre a una banca comunale, una adeguata classe politica che finanzi gli investimenti comunali per l'essenziale che dicevamo prima, e l'essenziale significa rifar partire l'agricoltura e l'autonomia alimentare, perché, scusate il termine, ci stanno facendo mangiare merda. Brava, mi hai tolto la parola di bocca. E siamo sempre soggetti da un momento all'altro che ci spengano la luce, perché ci forniscono gas e petrolio ai loro prezzi, e se decidono di non fornirceli o di innalzare i prezzi, noi siamo costretti ad andare a 3 euro a fare benzina alla colonnina, o a pagare il 20 o il doppio le bollette del gas e della luce. Se noi non pensiamo a creare queste due autonomie, siamo sempre in mano a quei grandi capitalisti internazionali. Il barone Giuseppe Corvaia li chiamava perniciosa interessenza cosmopolita, cioè gli uomini senza Stato. Ecco perché dobbiamo salvarci noi come comunità, dobbiamo capire queste cose noi come comunità. Allora, primo motivo, perché il risparmio è sano, moralmente e culturalmente, e attualmente il sistema bancario non ha minimamente intenzione di tutelare il risparmio. Per come è strutturato attualmente il sistema bancario crea prodotti finanziari e vende questi prodotti finanziari a chiunque entra in banca. Quando entriamo in banca non è che ci viene fatto realmente uno screening e ci viene consigliato il prodotto finanziario più efficiente, più conveniente, con il miglior rapporto rischio-rendimento. Attualmente, quando si entra in banca, il cassiere, il direttore e l'addetto al reparto finanziario ha un determinato pacchetto di prodotti finanziari da collocare. Quindi o entra un soggetto o entra l'altro, tanto fanno che collocano questo vestito. Noi invece dobbiamo essere nelle condizioni di cucire addosso dei risparmiatori il vestito più idoneo per i veri interessi dei sacrosanti risparmiatori, perché esso va difeso, tutelato, preservato e messo a disposizione di chi ne necessita alle migliori condizioni possibili. Ma è possibile che attualmente la banca centrale presta soldi alle banche ordinarie allo 0% e le banche ordinarie prestano ai cittadini da un minimo del 3-4% di un mutuo che abbiamo capito che non è un prestito rischioso, al 14-15-20% di una carta di credito revolving? Cioè, è possibile che abbiano questi margini e poi debbano anche essere salvate queste banche? Vengono gestite leggermente di merda queste banche, allora, scusate. Perché attualmente
vedasi le quotazioni, gli scandali e gli obblighi di salvataggio, quasi tutti gli istituti di credito esistenti sono esposti in crediti o investimenti di dubbia solvibilità e pertanto sono a rischio le banche. Qualsiasi banca è a rischio attualmente. Ecco perché noi dobbiamo proteggerci e metterci fuori da questo vespaio potenziale. Perché la configurazione giuridica delle maggior parti delle banche, cioè SPA, non collima con la tutela del risparmio. Loro vogliono massimizzare i loro utili, quindi non hanno obiettivo quello di tutelare il risparmio previsto dalla Costituzione. Ecco, e non collima con la tutela del risparmio e con l'interesse dei piccoli risparmiatori. Perché togliamo poi i grandi capitalisti che siedono nel consiglio di amministrazione delle banche o che hanno le porte spalancate quando entrano in banca. Noi dobbiamo fare gli interessi dei piccoli risparmiatori. Perché la maggior parte dei grandi gruppi italiani bancari è in mano estera. Cioè questo è l'altro paradosso, il colmo. Notizia di 3 giorni fa, i proprietari dell'Unicredit sono Società Générale francese. Come può finanziare Unicredit una società italiana se può favorire la sua consociata francese? Che poi compra la nostra. Che poi compra, cioè di che cosa stiamo parlando? Perché è paradossale che il comune abbia costi del credito mediamente superiori al 5%. Se prendiamo il bilancio del comune di Siracusa, a povera vita avrà un costo dell'indebitamento del 5%, a povera vita. E contemporaneamente c'è tutto il risparmio dei cittadini italiani, dei cittadini siracusani, che non viene retribuito neanche all'1%. Cioè, è chiaro questa cosa. Il comune è indebitato nei confronti delle banche, paga il 5, 6, il 10% alle banche, i cittadini hanno risparmio, prendono su questo risparmio lo 0,1, lo 0,2. Possiamo metterli d'accordo questi due soggetti e vedere di far pagare al comune il 2,5, il 2,5 se lo prendono i cittadini? Non so se è chiaro questo conto, non è che ci voglia molto. Ho ripetuto, perché difficilmente i grandi gruppi bancari, azionisti delle aziende monopoliste, molto spesso del nord o straniere, finanzieranno a condizioni vantaggiose e ben consiglieranno potenziali concorrenti quali le piccole e medie imprese, vera ricchezza del tessuto nazionale. Noi abbiamo fatto paura al mondo grazie alle piccole e medie imprese, perché le produzioni delle piccole e medie imprese, dell'artigianato, non sono copiabili a breve, non sono replicabili, sono quelle che noi esportavamo con il Made in Italy ovunque, ce le boicottavamo, ma la gente del mondo sceglieva quel Made in Italy. Perché il risparmio locale, quello che ho detto prima, deve restare a finanziare gli investimenti locali, altrimenti se va via la comunità si impoverisce. Se tu togli, togli, togli e non reimmetti, è ovvio che si svuota il pallone. Per abbassare finalmente il differenziale nord-sud, la famosa forbice dei tassi, noi dall'Unità d'Italia pagavamo 3, 4, 5 punti percentuali il costo del credito nei confronti delle aziende del nord, adesso nei confronti delle aziende internazionali. Come fai a fare concorrenza se già la base di partenza, cioè il costo del capitale, è il 3-4% più alto in confronto a quanto lo pagava la Barilla, se vogliamo fare l'esempio della pasta, poi di un pastificio qui locale? Cioè se già paghi il costo del denaro di base per gli impianti il 5% in più. Perché con un sano e costante controllo si evitino i dissesti bancari, visto che ormai sono troppo grandi i bilanci delle banche. Il controllo sul valore aggiunto delle imprese, non c'è nessun controllo. Anche. E questo, secondo me, visto in maniera molto femminile, è grave. Come no? Ma anche le stesse banche grandi adesso, dove il controllo è assente, è un palleggiamento tra la politica... Di 2-3 centesimi. Per favore, facciamo finire, dopo ne parliamo. Facciamo finire prima, per favore.
Dicevo, perché ripartendo da zero con banche nuove, piccole, dove il controllo viene fatto settimanalmente tramite l'assemblea della banca comunale ogni sabato prima della partita allo stadio, c'è la riunione e si fanno i conti della settimana. Vengono pagati gli stipendi settimanalmente. Se vuole un'altra cosa, perché deve restare in mano al sistema bancario la produzione pagati ogni 30 giorni? Cioè uno lavora, viene pagato al 30° giorno. Per 29 giorni le banche hanno anatocismo, ricchezza su ricchezza, non vedere il singolo. Vedi 10.000 certo. dipendenti, come quei soldi restano in mano al sistema bancario privato. Perché con un sano e costante controllo si evitino i dissesti bancari da salvare con capitali pubblici di Stato, cioè con i soldi dei contribuenti tramite un aumento ulteriore e attualmente insostenibile della tassazione. E concludendo, perché secondo voi è meglio essere succubi e subire o essere soci e decidere della vostra banca? È più bello essere soci o essere succubi? È più bello subire o decidere? Se i cittadini tutti quanti capiranno queste cose, io credo che nell'arco di 3 anni si possa rimettere in moto realmente l'economia cittadina. Perché poi la realtà siracusana è insuperabile in Italia. Quello che ha Siracusa, gli altri comuni italiani se lo possono solo sognare, come potenzialità agricole, marittime, turistiche, industriali. So che tante cose sono troppo avanti forse, però bisogna prendere di contropiede. Il vento sta girando. Il liberismo è verso la fine. Già Trump parla di protezionismo. Perché parla di protezionismo? Perché con il liberismo, le regole del gioco dettate da loro, i second comer, cioè i secondi arrivati, che in questo caso, come loro furono secondi arrivati nei confronti degli inglesi a cavallo dell'800 e 900, adesso sono i cinesi in confronto agli americani, per economie di scala, perché non si fanno gli stessi errori che fanno i primi arrivati. Quando arrivano i secondi sono più competitivi e con le nuove norme, con le nuove cose, i cinesi stanno vincendo la partita spudoratamente, si stanno comprando il mondo e questo ha la finanza internazionale non va più bene, dando tutte le motivazioni possibili e immaginabili. Ai cinesi attualmente non si può, contro i cinesi attualmente non si può far nulla. Hanno costi del lavoro imparagonabili ai nostri e comunque la generazione successiva sta meglio della generazione precedente. Hanno più diritti, hanno più consumi, hanno più soddisfazioni. Non è per adesso che i cinesi fermeranno il loro enorme avanzamento. Quindi, visto che con quelle regole del gioco gli americani stanno perdendo, adesso stanno cercando di ricambiare le regole del gioco, mettere il protezionismo, cioè difendere le produzioni nazionali, chiudere le frontiere, fare i propri interessi. Noi possiamo prendere di contropiede questa realtà, partire con investimenti pubblici e insisto nel dire comunali, perché Filippo Cordova, un grandioso personaggio che è passato da Siracusa e che ebbe anche l'onore di battere Garibaldi in una elezione nella fase dell'Unità d'Italia, diceva quanto è importante il controllo e il localismo. Cioè il centralismo che veniva enfatizzato dai piemontesi. Che poi è un po' di protezionismo che tu parli, locale. Sì, è un po' di protezionismo, ma è anche la capacità di conoscere il territorio, valorizzare il territorio, capire quali siano i bisogni e le necessità del territorio, che scusate, ma non possono essere decise da Roma prima, o addirittura da Bruxelles o da Francoforte oggi, cioè parlo della Comunità Europea e parlo della Banca Centrale Europea. Ma neanche dalle imprese ancora esistenti nel nostro territorio. Esatto. Estremamente in contatto con
con l'esterno ormai, no? Esatto. Poi una cosa ulteriore, io sono andriocchiano sotto certi punti di vista, cioè a pensare male si fa peccato, ma molto spesso ci si azzecca. Che cosa voglio dire? Che questi passaggi di denaro che partono con la tassazione qui da noi devono arrivare a Roma e poi Roma deve elargire i fondi e devono arrivare di nuovo qua. Cioè questo passaggio, secondo me, una quota parte di questi fondi perde questo. Diciamo che si perde, come il concetto dell'energia elettrica della centrale a 10 km di distanza dalla produzione che produce 100 e poi ne arriva 80. Secondo me, se si struttura una tassazione locale e un finanziamento locale, il controllo è maggiore, i rischi di queste perdite o di questi accaparramenti indebiti si potrebbe notevolmente mitigare o addirittura evitare completamente. Intanto ringraziamo il dottore Zero per quello che ci ha detto, che qualcosa di più la sappiamo, e speriamo che si realizzi questo sogno. Se ci crediamo tutti, il sogno si realizza. Se sogna lei stesso, lei solo. Me la canto e me la suono. Va bene. Da un punto di vista pratico, domani mattina io sindaco ho un vincolo di bilancio e ho determinate leggi statali alle quali devo dar conto, altrimenti dopo domani mi arresto. Questo è un dato di fatto. Io ho un bilancio comunale da andare a fare entro una certa data, se non lo faccio vengo denunciato, giusto? Pertanto, visto i vincoli di bilancio, i famosi comuni virtuosi, tutte queste cose che l'ACCI e l'ACCIUOLI che attualmente vincolano un comune, con quali soldi creo la banca locale e con quali mezzi giuridici metto in piedi una struttura virtuosa senza entrare nell'illegalità che mi stoppano prima ancora che io abbia detto ah, giustissimo. Ecco perché ho parlato di 3 anni. Ecco perché ho parlato di 3 anni come realizzazione, tempi di realizzazione. Quali sono i passi tecnici? Allora, giuridici? I passi tecnici sono la capitalizzazione della banca. Attualmente la banca si reggerebbe con le proprie gambe in quanto raccoglierebbe il risparmio della gente che scapperebbe dalle banche attuali e verrebbe a depositare. Attualmente non c'è da investire, non ci sono anche i titoli di Stato, le cose più sicure. Qua bisogna semplicemente, come ho detto, creare un porto sicuro per mettere i risparmi dei cittadini siracusani. La capitalizzazione potrebbe aumentare con la consapevolezza dei cittadini e faccio un esempio semplice, le nascite, con la nascita si regalano le quote, la famiglia regala le quote della banca comunale, valore irrisorio, 50-100 euro al bambino, al nascituro, si regalano 50-100, si inizia a creare un gruzzoletto. Si prende il bilancio comunale, si fa un'opera di epurazione degli sprechi, perché gli sprechi, ti assicuro che allora da lì si iniziano a vedere e con la cittadinanza, con la comunità si decidono quali siano le priorità su cui investire. Posso un attimo solo? Ovviamente tutto questo con un team di avvocati, di legali che proteggano, e io sono molto, essendo di deformazione un controller, vado molto con i piedi di piombo, cioè 5 consulenze fatte in giro a costi il minimo, quindi facendo dei bandi, ci sono tante bravi persone che si possono mettere a disposizione, poi verranno retribuiti anche loro con le quote della banca, che quando la banca comincerà ad essere redditizia avranno i benefici, però inizialmente bisogna proprio centellinare le spese, proteggersi da questi ipotetici attacchi della magistratura, ma facendo capire alla stessa magistratura, e credo che il dottor Francesco Paolo Giordano sia con noi,
se anche loro non hanno più i soldi per comprare la carta igienica, possono capire che qualcosa non va. Tutto questo con l'euro, non con una moneta parallela? No, no, tutto questo con l'euro, però tenendo ben in serbo nel cassetto, spiegando ai cittadini e vedendo i margini, perché ormai si parla ovunque di moneta parallela, che è una moneta locale, comunale, cioè la possibilità di pagare in primis i dipendenti comuni, percepiscono lo stipendio e si lamentano, al contrario dei poveri imprenditori, perché io non ce l'ho con i dipendenti pubblici. Però considerate che in questa fase storica i dipendenti pubblici, cascasse il mondo, il 27 lo stipendio se lo trovano. Ci sono tanti imprenditori, a parte i lavoratori dipendenti, quelli che sono stati eliminati, fatti fuori dalla distruttiva zona industriale, gli imprenditori sono quelli che comunque si alzano alle 6 di mattina e a fine mese stanno con più debiti del mese precedente. Sono figure che vanno tutelate, vanno garantite, vanno aiutate. Infine, non abbiamo citato il problema, Antonio, tu sei molto più specializzato di me, il problema ambientale. Io mi spavento quando sto vedendo i manifesti funebri. Si sta leggermente abbassando l'età media. Sto vedendo troppi volti giovani. Facciamoci delle domande. Anche su quest'altra problematica. Un altro argomento che avremmo dovuto trattare è un bellissimo esempio che è già vissuto la città di Siracusa. Banca Popolare Siracusana, che chi l'ha vissuta è una bella realtà. È una bella realtà che purtroppo con la crisi degli anni 70 e successivamente il pesce più grande che si mangia il pesce più piccolo, non per mala gestione, è stata inglobata dalla Banca Popolare Antonin Veneta e si è persa. Ma è stata, leggendo qui la storia del tramite l'avvocato Trigilia, l'avvocato Corrado Piccione, è stata una... Come fai a non farlo inglobare una nuova banca? Essendo una SPA, la nuova banca sarà una SPA? Anche una SPA, una società cooperativa. Se non una BCC. Assolutamente. Con il telefono, con la linea rossa, con Mario Draghi o chi sarà il successore di Mario Draghi, ogni mattina abbiamo il telefono diretto, perché noi non è che vogliamo andare contro il sistema, noi vogliamo anche essere forse i referenti della Banca Centrale Europea, che attualmente non ha il potere né giuridico né istituzionale per influire sulle decisioni di finanziamento. Ma chi sta a capo di una banca? Il governatore della banca comunale, il consiglio d'amministrazione, ma il potere, quello che io ho insistito, risiederà settimanalmente nell'assemblea della banca comunale ogni sabato, periodo invernale dalle 16.30 alle 18.30, periodo estivo dalle 17.50, diciamo quasi le 18 alle 20, perché fa caldo. Allora, io sto dicendo, inserire questo nel contesto della BCC, cioè delle banche di credito cooperativo, che hanno anche l'esenzione fiscale, cioè sono soggettate, già questo entra in un circuito differente. È già un circuito differente, c'è Banca Etica che potrebbe essere il nostro referente primo. Non sono soggette, non sono soggette a speculazione sul mercato azionario. No, volevo dire un'altra cosa. Chi elegge il consiglio di amministrazione in questo sistema? Allora, come si entra? Non sono perfette queste domande e ti assicuro che da solo, io la sto elaborando da cinque anni, è questo il progetto. Nei 5 anni precedenti mi sono fatto le domande su quello che ci hanno fatto studiare, perché abbiamo capito che invadendo l'università e la cultura ci hanno fatto studiare solo un lato della medaglia, il lato che conveniva ai creditori internazionali. L'altro lato, cioè quello dei debitori perenni, che sono le istituzioni, lo Stato, non è stato fatto studiare, perché quella cultura purtroppo elaborata e sviluppata nel periodo maledetto del fascismo non è stata più diffusa, non è stata più elaborata, e i risultati sono quello che stiamo vivendo adesso.
però ripeto, è già accaduto, è già stato vissuto. Le soluzioni sono state, noi possiamo solo che migliorare, far meglio dei precedenti, recuperando però, ripeto, tante fonti che nelle migliori università vengono tralasciate, perché non sono consone agli interessi del sistema. Vedete, questo testo si chiama La fabbrica dei soldi. Ho fatto parlare prima, abbiamo parlato dell'antimanuale di economia di Bernard Maris, un martire che è stato ammazzato nell'attentato di Charlie Hebdo. Spiegava che non è economico il problema, è ovvio che siamo capaci di preparare una torta più buona e dividerla meglio. Il problema non è economico, il problema è di sistema. Questo l'abbiamo fatto vedere prima, il libro nero degli Stati Uniti. E questo parla della guerra fredda economica, cioè quello che gli Stati Uniti dal 47 al 1989 hanno messo in atto, cioè ammazzare la capacità produttiva nazionale, se non proprio ammazzare, almeno mettere il bastone tra le ruote. Poi considerate che Lenin, o meglio prima ancora Lagic, a Enrico Mattei fu detta di smantellarla, di liquidarla, cioè già di tagliarci le gambe sull'ente petrolifero nazionale. Mattei combatté per mantenerla in vita, e se ci siamo trovati quel minimo di autonomia energetica, non so se conoscete, ripeto, la figura di Enrico Mattei. Enrico Mattei era quello che andava e proponeva con i paesi produttori il 50-50, il 50-50, cioè facciamo le esplorazioni, se troviamo 50-50. Le altre sette sorelle andavano lì, facevano 90-10, e se non andava bene finanziavano 5%, un colpo di Stato, un dittatore, e facevano 95-5. Cioè, questa è la realtà dell'esportazione della democrazia, ormai penso che l'abbiamo capito. E la stessa cosa in Italia è successa con le acciaierie, noi non abbiamo più acciaierie. Non abbiamo più acciaierie. Vuol dire che c'erano le acciaierie della zona di Bresciano di sopra, poi sì, è rimasta solo l'Ilva, e dovevano levare anche l'Ilva, che si sono attaccati all'inquinamento e tutto, però le maestranze in parte si sono ribellate. È vero. Perché l'incidente in questi tipi di lavoro c'è stato e sempre stato. Sarà. Le acciaierie producevano inquinamento quando ancora il globalismo non era sensibile a queste problematiche. A queste problematiche. È vero, è giustissimo quello che dice. Poi sono state costruite i comuni accanto e sono stati fatti quegli errori, va bene, ma questo non significa. Sono scomparsi dall'Italia, noi abbiamo solo l'Ilva. Anche, nel caso che anche. Ma sia, no, vabbè, allora se parliamo del caso specifico, se parliamo di esempio. Se parliamo nel caso specifico. Se parliamo nel caso specifico. A noi ci hanno realmente, noi scusate, io mi sento ormai siracusano, ci hanno realmente distrutto una delle più belle coste naturali. Abbiamo lasciato che distruggessero, non l'hanno fatto senza. Nel 47 Moratti acquistò la raffineria dichiarata inquinante negli Stati Uniti. Negli Stati Uniti era già stata smondata. Dichiarata inquinante, smontata, l'ha detto non vi preoccupate, abbiamo già dove montare. Qua. Erano quattro pezzi. Cioè di che cosa stiamo parlando? C'era una costa. Via mare. Una costa meravigliosa. Meravigliosa, stupenda. Io. Allora la possiamo bonificare, possiamo fare una scuola di formazione per bonificare. Perché? Aspetta, no, io ci vorrà come anni sono molto più avanzata. Ci vorrà tempo, ci vorrà 15 anni, lo faremo. Però. Quella costa era una miniera naturale di meraviglie. Ah. Lei all'interno. Mi vengo grandi, brividi a dove grandi possibilmente sono state assorbite da quella che poi successivamente venne la Monte di Somme. E fra la fine della Monte di Somme. E si trova nella zona di Megaveplea, lì c'è una villa e una spiaggia da favola con una sorgente viva.